Digital Innovation Days, una sala principale, una sala digital in cui affronteremo quattro tematiche: il digital, il social media, l'influencer marketing, il web marketing e l'e-commerce, e poi una giornata completamente online dove affronteremo le tematiche dell'innovazione, la sostenibilità, il fintech e la informazione. Un futuro che deve essere legato sia all'innovazione ma anche appunto alla sostenibilità, un veicolo di informazione, di formazione per avvicinare i giovani, i partecipanti all'evento e avvicinarli alle aziende e a queste tematiche per arrivare a capire o a percepire cosa potrebbe essere il futuro prossimo. Ciao, sono Michele Zanello, Head of Metaverse Event per Over the Reality. Milan Innovation intanto è stato un evento pazzesco, grande grande evento, soprattutto grandi ospiti e soprattutto grande occasione per portare innovazione a Milano. Per l'innovazione abbiamo creato un metaverso che si chiama Over the Reality, dove abbiamo diviso il mondo in tanti esagoni acquistabili. Questi esagoni sono geolocalizzati e danno la possibilità ai creator di creare la loro esperienza completamente indipendente. Dà la possibilità sia ai creator ma sia alle aziende di creare la propria esperienza business o evento in maniera geolocalizzata. Quindi vi faccio un esempio: nella land, quindi nel luogo di Piazza Duomo, facciamo un esempio, potete creare un evento all'interno, quindi addirittura spostare la gente, portarla lì a vivere l'evento in realtà aumentata, oppure anche da remoto. Chi non può arrivare nella piazza può vivere l'evento da casa comodamente tramite telefono, senza visori, senza computer. Non va vissuto e non è una sostituzione degli eventi reali, quindi dei concerti, degli eventi, delle sfilate, delle performance, ma un aumento delle possibilità e un aumento della realtà, quindi nuove possibilità per il creator ma anche per l'utente che da casa vuole vivere un evento immersivo. Sono Olivia Viganò, sono la co-founder di Pactanza Media. Milano secondo me è una città innovativa perché è un polo che raggruppa tutte i talenti e le persone che provengono dall'Italia e dall'estero e che qua si incontrano fisicamente per creare innovazione, per cui a livello territoriale ha sicuramente un'importanza fondamentale per il paese. Allora, Pactanza ha rivoluzionato il modo di fare informazione per le nuove generazioni sfruttando i social per raggiungerle, per cui ha innovato il settore dell'informazione tradizionale che, come sappiamo, è molto distante oggi dalle nuove generazioni. Noi abbiamo, utilizzando i social a livello territoriale, siamo distribuiti su tutto il paese, però abbiamo la nostra sede qua a Milano e qua diciamo organizziamo eventi e organizziamo degli incontri con la community, quindi sicuramente è il nostro habitat. Allora, secondo me il futuro dell'informazione sarà sempre più social e sempre più multicanale. I formati cambieranno e quelli che sono i formati tradizionali di articoli, video, eccetera, dovranno capire come adattarsi alle esigenze degli utenti social, per cui passare più dal concetto di articolo al concetto di contenuto di cui gli utenti devono usufruire. Io mi chiamo Giorgia Campus. Io sono Maria Paolicelli. Noi ci occupiamo di marketing nel mondo cripto e blockchain. Milano è innovation perché è da qua che partono tutti i progetti più innovativi. Sto avviando un progetto con Giorgia sull'empowerment femminile nel campo cripto e blockchain. Milano Innovation perché Milano è diventato un contenitore di talenti e di eccellenze, quindi che raccoglie e attrae soprattutto sul territorio queste eccellenze da tutta Europa. Perché è un punto strategico fondamentale comunque per l'Italia e per l'Europa, e perché poi tutte le altre aziende, tutte le grandi aziende comunque di respiro internazionale si spostano a Milano, e poi perché ha le infrastrutture comunque per reggere una trasformazione tecnologica che possa comunque perdurare poi nel futuro. Salve, sono Giovanna D'Esposito, sono CEO e co-founder di The Sports Club. È un progetto web 3 incentrato sullo sport. Che Milano Innovation perché qui si respira
voglia di fare cose nuove, voglia di arrivare come comprimari in tutto quello che è innovazione, in particolare oggi si parla di Web3, di blockchain. Il progetto di cui mi occupo e che appunto ho avviato qualche mese fa è basato sulla blockchain, quindi un progetto Web3 e come tutti i progetti Web3 ha delle caratteristiche molto forti di innovazione, non solo tecnologiche, ma anche e soprattutto di mindset, di approccio a determinate tematiche che, diciamo, nel Web2 invece vengono viste in maniera molto diversa e soprattutto una maniera di fare che dà una centralità molto forte alla community. La community che non è solo community che partecipa come fruitore di un servizio, ma soprattutto crea quel servizio e partecipa al processo decisionale. Il fatto che la community di sportivi che ci segue, che utilizza la nostra piattaforma, che è una piattaforma di giochi legati a pronostici sportivi, è essa stessa che guida la scelta della tipologia di giochi, della tipologia di personalità da coinvolgere e addirittura ci indirizza nella scelta e nel processo decisionale delle risorse che vanno coinvolte. Gianmario Verona, rettore Università Bocconi. Milano è una delle città che è diventata più internazionale in Europa, una città altamente dinamica, una città che ha tutti i servizi fondamentali a livello industriale e finanziario di una città moderna ed è riuscita anche a creare un humus particolarmente coerente dal punto di vista non solo del suo turismo, ma delle persone che vivono in questa città. È una città molto giovane, è una città tra le altre cose anche caratterizzata da un elevatissimo numero di studenti universitari, quindi è una città sicuramente in cui è molto piacevole vivere. Le università milanesi sono particolarmente importanti, a volte non pensiamo a Milano come città universitaria, ma di fatto Milano è una città universitaria, più di 220.000 studenti, ha 8 università che nei rispettivi campi sono eccellenze o a livello nazionale, a volte anche a livello internazionale. E soprattutto è una città che cuba appunto relativamente una percentuale straordinaria appunto di accademia. A me fa sempre venire in mente la capitale culturale degli Stati Uniti, che è Boston, che ha 300.000 studenti universitari con una popolazione di 1.800.000. Milano ha 1.5 milioni di abitanti, 220.000 studenti. È una città quindi anche molto internazionale, perché gli studenti appunto universitari sono anche molto internazionali. E quindi è una città che avrà un potenziale anche sempre maggiore, visto che è la generazione cosiddetta Z, quella che nelle aule in questi anni è quella che trasformerà il mondo in positivo. Ma diciamo che l'innovazione moderna non è un'innovazione strettamente elementare, è un'innovazione complessa, e quindi sappiamo che nasce dalla scienza, perché la scienza deve tradursi in tecnologia per poi tradursi in brevetti e in opportunità che vanno a toccare il mercato. Quindi l'università è chiaramente il punto di partenza per fare innovazione, lo sappiamo ormai nel campo ovviamente di tanti settori e lo vediamo negli stati che più di altri sono stati bravi a innovare in questi ultimi 50 anni, penso agli Stati Uniti, penso alla Cina, dove c'è un grande sistema accademico che alimenta appunto l'innovazione. Quindi l'università è chiaramente centrale e investire in ricerca di base è assolutamente fondamentale per poter fare innovazione. Milano è innovation perché è cultura, è il capoluogo di una regione più grande d'Italia e quindi questo rappresenta un valore aggiunto per tutte le altre regioni d'Italia. È la regione con un PIL superiore rispetto anche alle altre e riesce a dare, ad offrire una serie di servizi che possono garantire che possono effettuare una garanzia su tutto il territorio nazionale. Perché è l'unica città in Italia che mi dà la sensazione di essere in Europa o in un altro comunque nel mondo. Perché è inclusiva, la città più inclusiva che ci sia in Italia. Mi chiamo Andrea Marek e sono CFO e co-founder di Reason Dart. La nostra startup si occupa di arte digitale e cerca di unire quelle che sono le innovazioni tecnologiche e le possibilità per gli artisti digitali con la tradizione, il patrimonio culturale, artistico, fisico di Milano, dell'Italia e del mondo. Milano è stato il primo posto in cui subito abbiamo voluto aprire e spostare la startup
perché Milano rappresenta il polo italiano e uno dei poli europei dove innovazione e cultura possono incontrarsi. Il mio rapporto con gli investitori, con i finanziatori e con tutto quello che è l'ecosistema delle startup permette a noi, a Reason d'Arte, di portare avanti il nostro processo di innovazione lavorando con il comune, con la Soprintendenza dei Beni Culturali, ma soprattutto con gli artisti digitali. Abbiamo lavorato con l'Arco della Pace portando il metaverso a Capodanno del 2021 e ad oggi continuiamo con i nostri progetti in vari altri monumenti d'Italia e di Milano. L'arte digitale è sempre la più contemporanea delle arti contemporanee. Grazie all'innovazione tecnologica degli NFT ha un nuovo modo di essere certificata, collezionata e quindi valorizzata. Allo stesso tempo i trend innovativi, le nuove tecnologie, le AI sono grande ispirazione, grande gioco per gli artisti nell'esplorare per intercettare il futuro interpretando e reinterpretando il presente. Eliana Salvi, founder and CEO di Cosmic, l'universo dei contenuti brevi. Milano è la capitale d'Italia per l'innovazione. Io non sono milanese di adozione, però vivo in questa città da diversi anni e se c'è una città in Italia, ma anche in Europa, che vede l'innovazione al centro, ma anche e soprattutto il voler fare cose per migliorare la città, i giovani e l'innovazione, è sicuramente Milano. Quindi Cosmic ha una base qui molto forte, anche se ci stiamo espandendo in Spagna, in Francia, ma con Milano come centro per noi dell'Europa e di quello che facciamo. Come Cosmic ci occupiamo di video TikTok e distribuzione, presenza su TikTok e sui canali dei video brevi. Dunque il video breve ormai è una forma di comunicazione innovativa, sempre più presente nella vita di tutti gli utenti, non solo Generation Z, e quindi in qualche modo vediamo che anche Milano come città è presente su TikTok e su questi canali e di conseguenza innova comunicando attraverso questi canali. Quindi per noi è importante poter anche raccontare dei nostri brand, di quello di cui ci occupiamo tramite la città che fa da protagonista ai nostri video. Laura Caccia, Commercial Advisor, New Zealand Trade and Enterprise, agenzia per l'internazionalizzazione del governo neozelandese. Milano è innovation per la vivacità e per la varietà di opportunità che si presentano per le imprese, soprattutto quelle straniere come le neozelandesi. È il punto d'ingresso, abbiamo l'ufficio qua proprio per dare l'opportunità alle aziende neozelandesi di conoscere quello che è l'offerta migliore del mercato italiano. New Zealand Trade and Enterprise è agenzia di promozione internazionale. Le imprese neozelandesi che vogliono entrare nel mercato italiano e crescere passano da noi e noi forniamo risorse, prevalentemente conoscenze e network, introduciamo le persone che possono aiutarli. Come governo noi abbiamo la possibilità di essere degli facilitatori e degli enabler per il sistema di innovazione neozelandese in Italia. Milano Innovation perché è l'unico posto in Italia dove succede? Perché Milano è un po' al centro dell'Europa e rappresenta, diciamo, quella città all'avanguardia sia a livello nazionale che anche a livello internazionale. Perché racchiude un sacco di persone da tanti background diversi, sia italiani che esteri. Perché si respira comunque un'area di novità. Perché è la città più giovane. Milano è al centro di questa innovazione digitale.